tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi voglio mostrarvi una trilogia e due saghe che vorrei rileggere tantissimo. E partiamo subito, senza preamboli, senza niente. Il primo libro, diciamo la prima trilogia, è sicuramente Hunger Games di Susan Collins. Questo libro lo vorrei rileggere tantissimo, soprattutto il primo perché è il mio preferito in assoluto. Comunque, per chi non conoscesse questa trilogia, Hunger Games racconta appunto di questi giochi della fame, un reality show organizzato da Capital City, dove ogni distretto deve sacrificare un ragazzo e una ragazza dei 12 e 18 anni, se non sbaglio, in questi Hunger Games, dove o uccidi o muori. Vince chi sopravvive per ultimo. L'unico sopravvissuto sarà il vincitore, tra i 24 ragazzi, perché appunto sono 12 distretti. E la storia inizia con appunto l'estrazione di questi due ragazzi del distretto 12, e viene estratta la sorella della protagonista, la nostra protagonista, che ha soli 12 anni, quindi la prima volta per lei, e sua sorella si offrirà volontaria a posto suo, e insieme a lei verrà estratto Peter Mellark, che è sicuramente il mio personaggio preferito in assoluto. E quindi da qui inizia l'avventura di questi due ragazzi negli Hunger Games, che poi vabbè si svilupperà in modo che Capital City non si aspettava. E io ve lo consiglio di leggere assolutamente. Se non avete voglia di leggere i libri, guardate i film, anche se io non ve lo consiglio assolutamente, perché io ho visto anche i film e fanno cagare al cazzo, soprattutto il terzo fa schifo, quindi non ve lo consiglio, leggere i libri, anche perché poi non sono troppo grossi, solo il terzo è un pochino più grande, ma sono assolutamente fattibili, leggibili in poco tempo. E niente, Susan Collins, grazie per queste due perle. La seconda saga che vorrei rileggere tantissimo è Harry Potter di J.K. Rowling. Questo è ovviamente il primo, il più piccolino. E per chi non conoscesse questa saga, ma penso che la conoscete tutti, racconta di questo ragazzino di 11 anni che scopre di essere un mago e che dovrà studiare alla scuola di Hogwarts per diventare un mago vero e proprio, per imparare incantesimi, cose varie. Però ovviamente sarà tutto tranne che la vita spensierata di un ragazzino che studia magia, perché poi lui dovrà affrontare il Signore Oscuro, Lord Voldemort, dovrà combattere contro di lui e dovrà sconfiggerlo, e quindi diciamo in 7 libri e in 8 film lui dovrà affrontare disavventure disastrose, ma proprio di tutti i colori. Sarà accompagnato dai suoi migliori amici Ron ed Hermione, e che non la lasceranno. Quindi leggetelo assolutamente, non guardate i film, perché soprattutto dal quarto in poi, perché non c'entra assolutamente niente. Leggete Harry Potter. E l'ultima saga, quella a cui sono più affezionata, è sicuramente Le Cronache di Narnia di C.S. Lewis, e credo sia la prima saga che vorrei rileggere quest'anno, e adoro tantissimo. Io ovviamente ho guardato i primi film e mi sono tantissimo affezionata ai fratelli Pevensie, ma proprio tanto, e anche nei libri sono i miei preferiti, perché ovviamente Le Cronache di Narnia non raccontano solo le avventure dei Pevensie come accade nei film, bensì il libro parte ovviamente dalle origini di Narnia fino ad arrivare fino alla fine, e non saranno i Pevensie i protagonisti di tutti e 7 libri, perché sono 7 libri, ma solo di alcuni, ecco, quelli dei film, insomma. Quelle sono le avventure solo dei Pevensie e non di tutta Narnia. E, come dicevo prima, ovviamente il libro parte dalle avventure dei due ragazzi che hanno scoperto Narnia, che hanno vissuto la nascita di Narnia, e poi ovviamente seguiranno anche quelli dei Pevensie e quelli di altri protagonisti, che dovranno affrontare battaglie, guerre, di tutto e di più, insieme ovviamente ad Aslan, che li aiuterà in queste avventure, e fino ad arrivare alla fine un po' tragica in realtà, però vabbè, non lo dico perché magari chi ha visto solo i film potrebbe rimarci molto male, e chi sta leggendo il libro magari ancora di più e non sa la fine, ecco, insomma. Quindi credo che questo sia il primo libro, o prima saga, diciamo, che rileggerò quest'anno, perché devo assolutamente farlo. Poi ho questa edizione gigantesca
che contengono tutti e 7 libri, quindi vedete bene che 7 libri contenuti in un libro, diciamo, sono corti alla fine, singolarmente. Bene, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!